Lara. Siamo arrivati all'isola di Tavolara. Ora vi porteremo alla scoperta delle leggende e delle bellezze di quest'isola della Sardegna nord-orientale. Siete pronti? Seguiteci! Sul lato rivolto verso il continente, Punta Timone, c'è una base NATO dedicata alle telecomunicazioni terrestri e un faro di segnalazione marittima. Tavolara inizia con un viaggio fatto da un pastore maddalenino, Giuseppe Bertoneoli, che decide simultaneamente di sposare due sorelle. Ad un certo punto decide di dividere la sua famiglia in due. Lascia la prima moglie nell'isola di Santa Maria e si trasferisce con la seconda moglie nell'isola di Tavolara. Qui si inizia ad allevare capre dai denti d'oro. Il colore d'oro era dovuto ad un tipo di alimentazione, un tipo di erba. Nel 1829 il principe Carlo Alberto, cugino del re Carlo Felice, sbarca sull'isola di Tavolara e fa la conoscenza di Giuseppe Bertoleoni, promettendogli di riconoscere il regno di Tavolara e di nominare lui re. Alla morte di Carlo Felice, Carlo Alberto divenne re e volle tenere fede alla sua promessa. Sembra che inviò a Bertoleoni due lettere e un orologio, ma di queste lettere e dell'orologio non v'è traccia. Alla morte di Giuseppe gli succede Paolo, detto Polo, che, forte delle lettere del re, si autoproclama re di Tavolara. Si narra poi che nel 1896 inviati della regina Vittoria e del Regno Unito visitarono l'isola di Tavolara e sembra che a Buckingham Palace a Londra vi sia conservata la foto della famiglia reale di Tavolara. Ora però ragazzi andiamo a farci un bagno e a goderci un po' le spiagge di questa splendida isola. Ciao!